Gallo, prova libera. Allora, vai alla prossima sessione. Scendi in pista, prova veloce. Guadagna punti risorsa, oddio. No, che cazzo sto a fa? Qualifiche. Ah, raga, se vediamo che scende il divertimento, si mette subito una via di mezzo. No, raga, non si arriva più qua. Raga, qua facciamo... No, raga, mo ci danno un cazzone grosso come quello di Barbo. Vediamo un po'. Devo giocare serio. Devo provare a star serio, sì. Devo star serio. Devo provarci. Devo stare con capito, con la gocciolina del sudore, concentrato. Bella. Va bene Beppe. Va bene Beppe. Va bene Beppe. Bello, capo, stai andando bene, eh? Bella, bella! Non stiamo andando male! Adesso vediamo subito quanto abbiamo sgravato le difficoltà. Se questa non è almeno top 3, vuol dire che qua stiamo cotta e mortazza, fratelli. Hai appena portato... Calma! A casa il miglior tempo. Calma! Ci ho fatto un coso, un giro assurdo, eh. Dimmi che la mantengo. Ti prego. Concluse le qualifiche, rivediamo le prime tre posizioni attuali. Albanese, Hamilton e Max Verstappen. Allora, avanza. Da fuori è apparsa come una gara molto avvincente. Sta zitta, buffona. Regà, bisogna arrivare avanti a Hamilton e fa vincere le betta. Quindi si addobba Hamilton, però ve lo dico solo adesso che avete bettato. Quindi che ha bettato nome, mezzo che mi dispiace perché lo devo silura subito. GG. Finalmente abbiamo qualche punto in classifica. Qualche punto? Ma siamo primi! Che qualche punto? Sto pure a 70 bombole di difficoltà! Sono partito male. Porco Dio, sono partito male. L'ho dovuto addobbare. A chi ho dobbato? Ad Hamilton, buono. Buono. E vuole superare, eh. Abbiamo una strategia. Ma che cazzo fai? A stupido spazi. Come fai a sprecare l'unico flashback così? A fio della mignotta. Ma magari te sparano. Ma magari te sgozzano. Niente, il fenomeno. Regà, porco Dio, sono proprio al limite dell'illegalità. Cioè, sono un pirata, sono. Sono il cazzo di Jack Sparrow di Formula 1. Oddio, l'ho addobbati. Oddio, ho preso un secondo di tempo. Ma che cazzo mi sono inventato là dietro?
Capo, ma... No, ho perso, l'ho perso tutto così il vantaggio. Ti prego, non devi sbagliare niente. E mo il prossimo giro so DRS a... Dove cazzo stava a guardare? E l'ho pulito. Entro col dito frate di Talino. Ma che talunga so mago Merlino. Mamma mia, regà, sono riuscito a prendere quel distacco facendoli addobbare. Mamma mia, che giocatore genuino. Che genio. Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo della gara. Ma non è meno, da quando è che sono diventato così? Oh, vabbè che ste gare sono pure abbastanza facili e devo arrivare ancora al peggio. Mamma mia, con che precisione. Ma con che precisione la fa? Ma che c'è, il goniometro? Mamma mia, io rischio a fare ste cazzate, io rischio. E poi mi si ribalta la macchina. Ragazzi, no, ragazzi, io sto giocando in una... maniera che è assurda. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 9,2 secondi. Poi vabbè, oh, ho addobbato un pochetto, qua là su e giù, poi la pista è relativamente facile. Però sì, a me ste piste così mi fanno veramente... mi mandano al manicomio. Cioè che c'hanno delle curvette, sì, ok, sono un po' difficili, ma niente di clamoroso. La pista è quasi tutta dritta. Una volta che hai preso vantaggio ci siamo visti. Mamma mia, guarda che toccatine di freno che gli dà. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Che come splende. Come splende questa fantastica giornata limpida e piena di nuvole. Sei all'ultimo giro. Non famo cazzata all'ultimo giro, per favore, A few moments later. Non ci credo, io non... Io... Oddio mio! Come no. Alcune informazioni su Gasly. La vettura ha un grave problema, a quanto pare dovrà ritirarsi. Ma come penalità dei 2 secondi? Bandiera verde. Regà, devo riuscire a dargli 2 secondi? Regà, devo riuscire a dargli 2 secondi a Verstappen? Sono la tua migliore amica. Non ci voglio credere, mi è venuta addosso la penalità a me. Io non ci voglio minimamente credere. Lui mi viene addosso e mi danno la penalità. Questo sì che è mafia, eh. Questa è Formulopoli 2006. Non riesco. Quando glieli dai 2 secondi? È finita. Cioè arrivo... No, raga, arrivo terzo. Ma raga, quanto arrivo? Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. No, ragazzi. Si accorcia la classifica tra la prima posizione e gli inseguitori. Luca Filippi, dopo questa giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista per te? Beh, senza dubbio, Daniel Ricciardo. C'è tutta la gara perfetta, non si sa che sia successo alla fine. È l'ultimo giro, non famo cazzate, 0,38. Mi è venuto addosso. Non famo cazzate. Mi è venuto addosso, la penalità me la dà a me.